vediamo come generare una lezione e dare la possibilità agli studenti di caricare anche degli elaborati. Innanzitutto occorre andare sul sito della scuola. A questo punto accediamo a Classe Viva e inseriamo le nostre credenziali. In questo caso sono già registrate e quindi è sufficiente selezionarle e confermarle. Ora andiamo a scegliere all'interno della voce Le mie classi, la classe per la quale bisogna preparare la lezione. In questo caso sono presenti una serie di classi e una classe fittizia per le prove, questa che noi selezioneremo. Andiamo sull'icona Registro e a questo punto siamo all'interno della classe, che ovviamente contiene solo due nomi perché si tratta di una prova. Se guardiamo nella parte alta troviamo verso destra l'icona Didattica. Selezioniamo l'icona Didattica. A questo punto, in questa sezione che è il materiale per la didattica, clicchiamo su Nuovo e ipotizziamo di voler costruire una lezione sulla Prima Guerra Mondiale. Quindi possiamo dare come titolo dell'argomento Lezione Prima Guerra Mondiale. Ora abbiamo la possibilità di aggiungere uno o più file, potrebbero essere dei documenti da consultare, degli spunti di lettura, una serie di link che possono far riferimento per esempio a dei filmati che si trovano in rete, in particolare su YouTube, che aiutano a comprendere meglio l'argomento, una sezione testo che ci dà la possibilità di scrivere liberamente ed eventualmente è la sezione nella quale scriveremo qual è la consegna richiesta. Allora partiamo con file. In questo caso io ho preparato già dei documenti, ho messo una cartella sul desktop che ho chiamato didattica e in questa cartella ho inserito due schede. La scheda La Prima Guerra Mondiale, che a questo punto viene caricata, e qua in descrizione specifico meglio di cosa si tratta. Documenti Prima Guerra Mondiale. Poi decido di aggiungere anche un secondo documento, quindi cliccherò di nuovo su File, La vita in trincea, documenti, La vita in trincea. Naturalmente non è obbligatorio dare lo stesso nome del file. Supponiamo poi di voler cercare su internet qualcosa che permetta di fare una riflessione. Quindi si può andare su YouTube e fare una ricerca, per esempio Istituto Luce Prima Guerra Mondiale. Supponiamo di voler promuovere la visione di questo filmato. Mentre in Europa la guerra divampa di colpo nell'estate del 1914, in Italia... Allora è sufficiente andare nella barra dell'indirizzo, cliccare col tasto destro, copiare il link, torniamo nella nostra didattica multimediale, clicchiamo sul più presente nella sezione link e incolliamo il nostro link. Quindi confermiamo. A questo punto possiamo indicare video Prima Guerra Mondiale. Anche qua la descrizione può essere quella che ritenete più opportuna. Infine c'è la sezione testo, nella quale può essere inserita la nostra richiesta. Ad esempio potremmo dire leggi due documenti proposti
guarda il matto e poi utilizziamo per esempio uno prepara un breve testo riassuntivo, due rispondi alle seguenti domande. A, e poi domanda B, domanda C, domanda. E possiamo andare avanti quanto vogliamo. A questo punto diamo la conferma. Qua nella descrizione possiamo mettere consegne richieste e dare la conferma. A questo punto la nostra lezione è pronta. Si tratterà ora di destinare la lezione a una o più classi. In questo caso il nostro esempio la destineremo solo a una classe, ma la stessa lezione può essere utilizzata per più classi. Andiamo in condividi. A questo punto selezioniamo classi studenti e qui troviamo l'elenco delle classi. Bisogna prestare attenzione perché nella seconda parte ci sono le classi ripetute per i gruppi di religione. Quindi scorrete solo la prima parte dell'elenco cercando la classe o le classi di interesse. In questo caso noi introdurremo la nostra classe fittizia. All'interno della classe fittizia eventualmente possono anche essere selezionati o esclusi alcuni alunni. In questo caso noi lasceremo tutti gli alunni della classe. Conferma. Benissimo. E diamo un'ulteriore conferma. Adesso se vogliamo creare lo spazio per la consegna degli studenti ci recheremo su compiti. Faremo aggiungi compito. Mettiamo una descrizione che però corrisponda a quanto avevamo preparato nella parte della didattica, quindi in questo caso consegna compito prima guerra mondiale. Possiamo anche selezionare e nella sezione nome file copiare la stessa cosa. Non è necessario allegare un file. Se noi allegassimo un file avremmo la possibilità di dare ulteriori informazioni agli studenti con un documento, ma avendolo già descritto nella parte didattica lo riterrei piuttosto inutile. Diamo la conferma. A questo punto questa è la sezione nella quale gli studenti ci consegneranno i materiali. Bene, vediamo ora cosa succede quando gli studenti hanno consegnato i compiti. In questo caso si andrà sempre su didattica, poi compiti, e questa era la sezione che avevamo preparato dove i ragazzi potevano consegnare i compiti. Se andiamo su allegati alunni e clicchiamo, ecco che vediamo che uno studente ha consegnato il compito richiesto. In realtà qui si tratta di una prova, c'erano solo due studenti inseriti, quindi per forza di cose le consegne sono ridotte, ma in quel caso si avrà un elenco più completo con tutti i compiti consegnati. Cliccando su scarica sarà possibile salvare il documento. Indipendentemente dal nome che avevano assegnato gli studenti al file, i documenti comunque verranno rinominati con cognome e nome dello studente stesso. In questo caso lo possiamo aprire ed ecco il documento consegnato. Naturalmente non è obbligatorio creare la sezione per la consegna dei materiali. Sto pensando a una materia ad esempio come tecnologia e disegno,
il docente potrebbe decidere di assegnare le tavole, dare indicazioni su nuove tavole da realizzare, ma poi attendere il rientro a scuola per farsi consegnare le tavole dagli studenti. Si ricorderà allora il docente di specificare, come abbiamo visto nelle consegne, che i disegni andranno poi consegnati al rientro a scuola, e questo vale per tutti gli altri docenti che intendono farsi consegnare il lavoro quando riprenderanno le lezioni regolari.